Una bella partita, anche se di tiri a rete se ne sono visti un po' pochi. L'Atalanta anche in questa occasione ha dimostrato di essere comunque squadra ben impostata, soprattutto a centrocampo. Al decimo minuto Paciullo, approfittando di una corta respinta di Bocca Fresca, spara a rete e colpisce la traversa. Grossa occasione nerazzurra al 21esimo, corner di Priz, Paciullo controlla e scambia con Stromer, poi centra per Evair, ma il Pisa riesce a togliersi d'impaccio. Passano due minuti e su angolo di Ben, incocciati in buona posizione davanti a Ferona, ma Vertova lo controlla senza tanti complimenti, inutili le lamentele del pisano. Al 37esimo la rete bergamasca, Nicolini, Madonna, cross per Fortunato, si lancia Grudina, tocca la palla ma questa finisce comunque in rete, 1-0. In apertura di riprese incocciati su punizione sfiora la traversa. A questo punto il Pisa aggiunge una punta e si proietta ancora più in avanti. L'Atalanta, pur controllando la situazione con qualche rischio, riesce comunque a togliersi d'impaccio, chiudendosi molto bene in difesa. Nel finale di partita, esaurite le sfuriate pisane, l'Atalanta si proietta ancora in avanti, pronta comunque a ripiegare e conclude così l'incontro senza correre altri pericoli.